Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo come tirare un rullante, la pelle del rullante, come la tiro io, come lo faccio a modo mio. Ci sono batteristi che ognuno ha il suo metodo per poterlo accordare, ma oggi vi faccio vedere in particolare il mio metodo. E nonostante quello vi farò vedere un'altra cosa molto importante che vi consiglio a tutti di provarla almeno una volta e di ricordarvi di iscrivervi al mio canale già solo per questa innovazione che ho, tra virgolette, inventato. No, sicuramente da qualche parte nel mondo qualcuno l'avrà fatto, però non ho mai trovato nulla. È una cosa che mi è venuta. Una volta cambiando delle zanzariere alla finestra mi è venuta in mente questa cosa, ma non vi spoilerò niente, ci vediamo dopo con quel discorso. Allora, torniamo a noi. Pelle del rullante molle, andiamo a mollare con le dita tutti i tiranti in modo che girano e ruotino tutti e abbiamo praticamente le nostre belle viti ingrassate che si muovano bene, che non debbano incriccarsi, scricchiolare quando le avviti, tutte queste robe qua. Ovviamente io non le ho ingrassate, però a voi vi consiglio di farlo. Allora, qui abbiamo un rullante che è un tamburo XD che ho trovato usato a poco prezzo e praticamente questo rullante è ottimo per il tipo di musica che suono io. Non ho il poggia rullante, vi consiglio di mettere il rullante su. Io adesso ho usato tre CD che hanno spessore uguale, l'ho appoggiato sul bordo, non so se si può vedere da una parte e dall'altra, più o meno cercare di stare uguali, adesso non facciamo i precisini, ma giusto che il rullante sia almeno sollevato per poter sentire il suono. Cordiera smollata e niente, qui vedete già la pelle che monto io ho un Evans. Livello 360, una pelle abbastanza decente, adesso un po' rovinata perché ha già avuto la sua, diciamo, la sua manata di botte, via, come si può dire. Vi lascio comunque tutti i link di tutto quello che vedete, ve lo lascio in descrizione, le pelli, la cordiera, un po' di accessori utili e non vi spoilerò anche di cosa vi posso lasciare poi nel link e lo andrete poi a vedere, e a parte che ve lo dirò poi dopo. Vabbè, torniamo noi. Allora, pelle molle, andiamo intanto con la pelle molle andiamo a battere al centro e contro luce io vado a vedere dove la pelle molleggia di più, no? Tipo io battendo verso il centro la pelle ondeggia a questa parte e vado leggermente a tirare il tirante fino a quando la pelle, in base dove ondeggia, vado a correggere in questa maniera. Io vedo che adesso non ondeggia più nei bordi, ondeggia solo più verso il centro, quindi ci siamo. E qua abbiamo già un'impostatura del cerchio che sia dritto sulla pelle, perché potrebbe essere storto anche e questo ci cambierà poi tutta la sonorizzazione, queste cose qua, perché precisino poi non ne parliamo. Ora, una volta impostato questo, io vado a tirare a mano, con tutta la forza che ho, usando solo la mano, quella più forte, non vado a usare quella più debole perché ha il tiraggio che è diverso. Con una mano vado a tirare finché posso tutti gli 8 tiranti, fino a quando non riesco proprio più, che mi fa male le dita, vado a tirare bene con tutta la mia forza tutti i tiranti in questa maniera. Li vado proprio a. Ecco, una volta tirati tutti questi tiranti, arriviamo alla cosa bella. Allora, adesso vi faccio vedere solo una cosa, che già il suono è già cambiato dal giorno alla notte. Vi sentite questo rumore boom, stopposo? Ok, allora cosa vado a fare io? Senza perderci troppo, per avere una stima più o meno di quello che può essere il suono pronunciato da tutte, diciamo, le varie zone in cui corrisponde il suo tirante, vado a prendere una chiavetta. Io uso una chiavetta sola perché uso la mano destra, non vado a tirare che poi non si capisce più una mazza. Vado a fare ogni singola, diciamo, con un po' di memoria, vado a fare ogni singola chiavetta con lo stesso tiraggio per portare il cerchio verso il basso uniformemente. Ma prima ancora andiamo a vedere una cosa molto interessante e l'ho già preparata qui per voi. Guardate un po' qua cosa abbiamo.
Abbiamo un fonometro. Io vi consiglio di procurarvi un fonometro anche con un'applicazione del cellulare, semplicissimo. Questo fonometro cosa serve? Serve per vedere che praticamente usando la stessa intensità, comunque la stessa, facendo cadere la bacchetta con lo stesso, siamo batteristi, riusciamo più o meno a dosare lo stesso suono, cioè la stessa forza, non uno così, l'altro più piano, l'altro più forte, ma tutti uguali, no? Di modo da, cominciamo, magari ci abituiamo già a fare questo lavoro qui, in tutti i tiranti, di modo che sia, prima ancora di attivare il fonometro, abbiamo già più o meno già la domestichezza sul tiraggio della pelle che vengono fatti cadere, che è fatta cadere la bacchetta su tutte le singole, allo stesso, diciamo, con la stessa forza. Una volta fatto questo, impostato questo, teniamo il nostro rullante. Adesso io non ho il poggio rullante perché l'ho lasciato da un'altra parte, purtroppo non posso metterlo sul poggio rullante, ma ho spessolato, non so se vi ho già fatto vedere, ho già spessolato in modo che il rullante appoggia bene e il suono si possa sentire e che la cordiera non venga, ecco, compromessa dal, che magari se lo appoggiate su un tavolo. E già il suono non esce dalla pelle risonante. Quindi l'ho alzato, ho aperto la cordiera, cioè la cordiera non è attaccata, l'ho smollata, l'ho tolta, di modo che rimane solo il tamburo. E qui andiamo a vedere una cosa interessante. Allora, io adesso non parlerò, vi faccio vedere che man mano che io farò un colpo per ogni zona, no? Vedremo che in questo grafico del cellulare, in questo grafico verrà fatta un'onda in modo uniforme, cioè praticamente adesso vi faccio vedere cosa voglio dire. Intanto avviamo il tutto. Bene, ho fatto 8 colpi, come potete vedere qua ci sono 8 colpi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Questi qua che vedete qua al centro, che sembra la montagna, sembra l'Everest, è perché in questo qua, infatti, 1, ho iniziato di qua, 2, 3, 4, 5 e 6, infatti 5 e 6 sono, ho baccato il bordo un po' più vicino. Dobbiamo cercare di stare praticamente alla stessa distanza e non uno qua e non uno qua, ma dalla stessa distanza. Adesso detto così sembra una roba complicatissima, ma poi una volta che fate questo lavoro a un paio di rullanti, a 3 o 4 rullanti, che ne so, vi viene poi in automatico di fare le cose. Una volta che le fate, vi viene in automatico di avere, diciamo, un po' di più di velocità. Allora, qui vediamo che le onde. Allora, qua guardiamo questa righetta, la vedete quella righetta dove c'è scritto praticamente quasi 80 decibel, no? Non so se si può vedere, ecco, c'è un po' di controluce, non si vede. Ecco, allora io vedo che praticamente io sono partito da qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 4, 5, 6, il 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, che sarebbe questo, ho praticamente. È un po' più molle degli altri, lo vedete che è un po' più in basso come frequenza. Ecco, però questo lavoro qua adesso lo portate avanti con un giro di chiave per ogni volta che, hai capito, fate questa prova. Adesso io riavvio il tutto, ma prima ancora vado a fare un giro, un semigiro di chiave. 1, 2, 3, 4, tutte con lo stesso giro più o meno, memoria muscolare, cercate di abituarvi a capire come fare questo giro comunque, cioè. Poi facciamo questo, questo e questo. Allora, contate, ricordatevi sempre, tenetevi sempre un punto di riferimento. Io parto sempre da qua perché sono abituato così, ma voi potete girarvi e fare tipo mezzogiorno, hai capito? Partite da mezzogiorno e andate per ricordarvi, se no magari ritrovate, oh, questo qua l'ho fatto, arrivate all'ultimo, non sapete, e magari lo rifate e viene su il casino. Magari l'ho fatto io adesso e non me ne sono accorto. Comunque, vabbè. Fatto questo, andiamo a provare senza il nostro fonometro.
suoni sono praticamente quasi uguali e lo possiamo andare a vedere col nostro fonometro. Avviamo. Bene, andiamo a vedere. Io ripeterei la cosa. Perfetto. Andiamo a vedere praticamente che c'è qualcosa che non va nel primo colpo qua nell'angolo a sinistra. Vedete che il suono è stato più prolungato degli altri. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e dobbiamo aspettare un po' di tempo. Allora io cosa faccio? Lo rifacciamo. Ok, abbiamo usato una stessa, come si può dire, abbiamo aspettato che finisse quel retro, abbiamo più o meno, siamo sugli 80 decibel, siamo un po' più sopra di quello che, diciamo, della norma, di come eravamo prima. Prima eravamo tra il 60 e l'80, adesso abbiamo tirato un po', sono più o meno tutti uguali, vedete, non dovete farlo precisissimo, più o meno sono tutti uguali, tutte queste montagne sono quasi alte tutte uguali, vedete. Allora vediamo che stiamo tirando correttamente la nostra pelle e continuiamo. Qua dobbiamo scegliere poi noi. Più o meno, io vi consiglio sempre dagli 80 decibel in su, adesso poi dipende anche dalle bacchette, dipende dalla pelle, dipende dalla vostra mano, come la fate cadere, dipende da tantissime cose. Ma io vi consiglio di tenerla comunque, cioè adesso poi ogni batterista ha il suo tiraggio, se gli piace quel suono, si tiene quel suono. Però almeno così, in questa maniera, riusciamo ad avere tutto uguale. Adesso andiamo a rifare un altro giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Abbiamo fatto un altro giro e abbiamo la pelle che comincia a prendere una forma molto diversa. Sentite già, il suono è molto fermo. Non ha risonanze, cose brutte, come si possono dire, quelle frequenze che si sentono, che stonano, tipo questo qua, sentite che roba, tutta una roba, tutta stonata perché l'ho tirato a cavolo. Ecco, adesso andiamo a fare il nostro test di nuovo col nostro fonometro. Stoppiamo e andiamo a vedere che siamo, non è tanto uguale, lo andiamo a ripetere, lo andiamo a ripetere. Ok, adesso ci siamo, è stato fatto meglio un po' con calma perché ho fatto un po' di corsa, dovete trovare, vedete che siamo di nuovo, sempre le montagnole sono più o meno tutte uguali, vedete? E quindi riusciamo già ad avere una pelle abbastanza tirata. Altro giro. Sembra un po' noioso, ma purtroppo è questo il lavoro da fare, è questo qua. Ecco, io ho trovato adesso, fatto a mano, ho trovato, il mio tiraggio. Sentite che suona, voi li mettete un dito anche al centro se non avete la possibilità del fonometro, semplicemente con l'orecchio sentite il rumore. E sono tutti uguali, sentite, non ha rumori strani, non ha rumori strani. Se fosse tirato più questo, sentite cosa succederebbe. Cambia un po' il suono perché se c'è un tirante più tirato dell'altro il suono non è omogeneo. E poi guardate. Il suono è abbastanza bilanciato. Una volta fatto questo,
Una volta fatto questo, adesso diventa un po' pesante anche il video, magari ve lo guardate poi con calma e tutto, perché adesso arriva la parte più, diciamo, la parte più dettagliata. Allora, guardando la retina qua, come si chiama, la maglia risonante. Allora, quello che io la tengo abbastanza morbida e la pelle che c'è sotto la tengo tirata uguale, scusate, non ho detto una cavolata assolutamente, non uguale, ma più tirata della pelle battente. Quella risonante va sempre più tirata. Adesso io in questo caso l'avevo già sistemata un pochino, perché questa qua non importa se il cerchio è storto o non è storto, perché non è la pelle principale, non è la pelle importante. Questa deve solo servire a risuonare diciamo, il suono dalla pelle battente e riportarlo. Ovvio che se la fate uguale è molto meglio comunque, perché comunque è giusto che sia anche questa bilanciata. Io l'avevo già bilanciata, questa era a posto e fine della solfa. Adesso andiamo a vedere una cosa molto diversa. È importante. Andiamo a tirare la nostra retina e andiamo a vedere il rullo come risponde. Sentite questo colpo secco. I suoni sono più o meno uguali. È qui che voglio adesso farvi vedere una cosa. Allora, voi avete il problema che sentite questo rumore che fa alla fine molto assordante e fastidioso. Allora, lo possiamo risolvere con due problemi, con due cose. Allora, uno è tirare un pochino più la pelle, magari, cioè scusate la cordiera, e già sentite che il suono è cambiato. E l'altra, adesso arriviamo a noi, guardate cosa vi faccio vedere io. Io non compro le robe apposta per la batteria. Io compro queste cose da mettere sui vetri delle finestre di Natale, possono essere diverse cose. Sono dei gel, dei piccoli gel che si appiccicano. Non fatevi il problema dell'unto, perché la pelle di plastica è solo satinata, ma non è una pelle vera che lascia l'unto come se lo lasciassi qua sullo straccio che ha un po' di unto. Vi ricordate quelle manine che trovavate nelle patatine che lanciavate? Ecco, quelle cose lì sono queste. Queste sono meno unte. Ecco, queste qui sono delle cose che io avevo acquistato da mettere sul vetro e non compro, non uso praticamente. Non uso andare a comprarle quelle apposta, perché con queste qua ho diversissime misure e mi scelgo come voglio praticamente che rimane il suono del mio rullante. Adesso, avendo messo questa piccola, la vedete lì, quel gel lì, sentite come cambia. È tutto molto, cioè, è diverso completamente. Se voglio aggiungere praticamente un po' di più il suono stoppato, che va ancora meno a darmi fastidio, ne vado a mettere un'altra e sentite che cambia di nuovo il tutto in base a dove vado a metterla o il mio, diciamo, la mia. E poi ovviamente ognuno di voi va a scegliersi qual è il suono migliore che può crearsi con questi gel, e andare praticamente a me piace un suono stoppato subito, non con molte frequenze dietro, e quindi tengo praticamente diciamo sempre di solito tengo un gel solo sopra qua, un po' più grande, ne prendo uno un po' più grande, magari non questa scarpetta, questa qua è una sberla, è troppo grossa, però si possono comunque tagliare, scegliere. Vedete qua, avevo comprato le robe di Bonefest ad attaccare i vetri annissimi fa e mi sono rimaste, non ho mai più messe, e le uso per questo lavoro qua. Sono comodi, alla fine cioè costano veramente poco. Poi vi lascio il link, l'altro link che vi dicevo era appunto questo, vi lo lascio in descrizione. E con insieme magari la pelle, alcuni accessori che se volete acquistarle, la chiavetta, delle cose che magari alcuni di voi mancano e volete
comprarle, le potete acquistare dal link che vi lascio qua sotto in descrizione. Questo è tutto, però oltre a questo abbiamo una cosa bonus, abbiamo una cosa bonus, e se adesso l'andiamo a prendere, allora questa qui è un'invenzione che mi sono creato io, purtroppo ho sbagliato la misura, appartiene a un altro rullante. È una zanzariera, questa qua è una zanzariera. Di solito le sordine sono fatte di plastica e adesso non posso farvela sentire suonare perché non l'ho completata. Ma cosa ho fatto io praticamente? Guardate che roba. Sentite che suono che tira su questa roba. Cioè, è veramente micidiale. Io ti toglie tutte le frequenze. Se questa qua fosse appoggiata bene e del suo diametro in modo che preme nei bordi, è una figata pazzesca perché lascia uscire il suono e nello stesso tempo stoppa le frequenze tramite la retina della zanzariera. Vedete? Cioè, questa qua è veramente una cosa che mi sono inventato che è una figata. Adesso purtroppo non ho la sua del suo diametro giusta, l'ho lasciata da dove lavoro e quindi non ho potuto portarla. Un'altra cosa che vi consiglio di fare, che vi consiglio di fare, è dopo aver preso la misura e ritagliato la vostra sordina fatta con la zanzariera, che è veramente uno spettacolo. È uno spettacolo, guardate come suona sta roba, guardate senza si sente proprio quel reverbero che dà fastidio, adesso non appoggia bene. Comunque, dopo aver fatto questo, io vi consiglio di prendere un foglio di carta che ci stia sopra tutta questa, con un po' di vinaviglia o di silicone, addirittura andate a farvi tutto il bordo di modo che questa rimanga dritta, ferma. Non vedete che qua si alza l'angolo, è fastidiosa che si alza da una parte. Invece, se voi la appesantite con un filo anche di silicone nel bordo sopra qua nell'angolo, però non dalla parte in cui appoggia, dalla parte sopra, praticamente vi va a aderire poi bene, che non vi dà fastidio, che si alza, che magari non rischiate di agganciarla con la bacchetta e tirarla su, queste cose qua. E ovviamente che vada ad aderire bene col bordo. Boh, ragazzi, questo è tutto. E spero che il video vi è piaciuto. Mettete like, iscrivetevi al canale. Se volete vedere, sentire qualcosa riguardo alla musica, questa è un'altra delle mie passioni e la condivido con voi molto, molto volentieri. Alla prossima, ciao a tutti.